Allora, dovrei essere finalmente riuscito a entrare in diretta. Vediamo se è vero. Controlliamo un po'. Sì, sono perfettamente collegato. Ok, allora, come vedete, cominciamo la trasmissione con l'immagine di Giorgia Dampi. E non è un caso che cominciamo la trasmissione con l'immagine di Giorgia Dampi, perché oggi parleremo di contattismo e parleremo del primo contattista, di colui che ha creato l'ufologia moderna. E quando dico l'ufologia moderna intendo fare una divisione anche mentale fra quello che praticamente è l'ufologia che deriva dalla archeologia spaziale, rispetto agli avvistamenti e gli incontri del terzo e del quarto tipo. Ma la cosa che io ci tengo a precisare è che George Adamski non è stato il primo a parlare di UFO in pubblico e soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma è stato colui che dagli Stati Uniti d'America è riuscito con il suo messaggio, con le sue prove di contatto e con quello che ha comportato la sua opera di diffusione di quella che è l'ufologia, per quello che stava nascendo in quel momento in America e in tutto il mondo, e ricordiamoci che siamo subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato il più grande diffusore e colui che ha creato un movimento a livello mondiale. E perché la parola contattismo? Perché il contattismo, per quanto riguarda l'ufologia e chi studia il fenomeno UFO, anche dal punto di vista esoterico, per chi come me studia l'esoterismo e ha un approccio all'esistenza impostato proprio nell'ottica esoterica, il contattismo è qualcosa di più del semplice avvistamento o del semplice contatto fisico con forme di vita extraterrestre. Il contattismo rientra in tutta quella sfera di extrasensory perception che praticamente, vedo che vi state collegando, salve Mirella, salve Caterina, buonasera Gabriella, perfetto, perfetto. Sa, ero un po' preoccupato perché cambiando l'orario dalle 21:30 alle 20:30 non sapevo quanti avrebbero fatto il punto su questo fatto, ma vedo che vi state collegando. Allora, stavo dicendo che il termine contattismo indica un qualcosa di più del semplice studio scientifico, nel senso di osservo il fenomeno, provo a riprodurlo in laboratorio, faccio le analisi dei filmati, dei video, vado a vedere le tracce radar. Oppure se c'è stato un atterraggio vado a rilevare se ci sono onde elettromagnetiche oppure radiazioni. Questa è la cosa che per quanto riguarda l'ufologia è la ricerca sul campo, è quella che è la documentazione e tutto l'aspetto scientifico dell'ufologia. Il contattismo è qualcosa che da Adamski in poi si collega all'esoterismo, e cioè in che senso? Nel senso che il contattato dagli extraterrestri non è soltanto un mero osservatore o una persona che fisicamente ha incontrato qualcosa di alieno, è colui che entra in sintonia, in vibrazione, ma non attraverso i cinque sensi e basta, anche attraverso tutto un sistema che può essere la mano guidata, può essere la telepatia, può essere il viaggio astrale, attraverso tutti i sistemi. Ripeto, extra sensu la percezione, di cui noi siamo perfettamente a conoscenza e che raramente vengono accostati al discorso ufologico se non per scherno e per ridicolizzare sia il contattismo che l'ufologia. Anche perché, se è vero come è vero che dall'inizio di questo secolo stanno cominciando a cambiare l'atteggiamento anche ufficiale dei governi nei confronti del fenomeno degli oggetti volanti non identificati, perché questo vuol dire UFO, Unidentified Flying Objects,
o meglio oggi vengono chiamati uso, oppure perché sono quelli che vanno sott'acqua, oppure vengono chiamati UAP, aerial phenomenal identificati. Però il concetto è lo stesso. Sta cambiando l'approccio, stanno cominciando a raccontare che ci sono le prove dal secolo passato, e proprio dal periodo degli anni 50 e addirittura dal periodo della guerra, perché durante il periodo per esempio del fascismo qua in Italia c'è stato un UFO crash che siamo venuti a sapere al congresso americano, i resti di questo UFO crash sono stati portati via dagli americani anche grazie all'intervento del Vaticano, per cui questo UFO crash è vero perché è stato dichiarato dai testimoni che avevano un ruolo all'interno delle varie agenzie governative americane, che hanno visto e hanno detto che non c'è soltanto questo italiano, ma il primo a essere portato in America è questo UFO crash italiano, e poi Roswell e poi tutto il resto. Ma parliamo di Adamski. Chi è Adamski? Adamski è un oriundo polacco che si trasferisce in America quando è già un adolescente, e che praticamente svolge una vita normale e tranquilla, anche se non è una persona né normale né tranquilla. Perché? Perché come vedremo andando avanti, George Adamski è una figura molto legata al concetto dell'esoterismo. E perché? Perché prima di diventare il più grande testimonial dell'ufologia moderna, e quindi portare le prove fotografiche, documentali, raccontare, come vi dirò più avanti, quello che ha visto uscendo dall'atmosfera terrestre a bordo degli schivolanti quando è stato prelevato, e tutto il resto che fa della storia di Adamski il primo ufologo e più importante, molto simile al nostro Eugenio Siracusa, noi questa sera scopriremo il George Adamski esoterista. E cioè, in che senso? Nel senso che lui è nato nel 1891. Nasce nel 1891 e prima di andare in America lui va a vivere per decina d'anni in Tibet. E in Tibet all'età di 8 anni comincia ad essere iniziato a determinati, segreti e usi e modi di affrontare la vita dal punto di vista esoterico, e cioè attraverso quelle che sono le pratiche dei monaci buddhisti. Lui sta in Tibet proprio a Lama Seri, dove dai suoi 8 anni viene iniziato al fare di grandi figure esoteristi, quale Madame Blavatsky, che voi sapete è una donna che ha girato tutto il mondo, che è andata in Tibet ed è stata la più grande divulgatrice di cose extrasensoriali, perception, di contatto con l'aldilà, e una grande medium. Anche se lei, come Adamski, ha i suoi detrattori, essa ed è praticamente per molti che si fermano soltanto alla superficie e non scendono nel particolare, non vanno a vedere esattamente come stanno le cose, ma vengono deviati nella loro ricerca magari da un articolo di qualcuno che è pagato proprio per non far andare a fondo nella verità delle cose. Quindi, che succede? Questo bambino, poi in un'età molto particolare, perché voi sapete, io da buon esoterista credo nella reincarnazione, e sapete che a proposito di reincarnazione, fino alla pubertà, quindi nel periodo che va dai 6 ai 10, 12 anni al massimo, il periodo in cui ci sono i cosiddetti bambini prodigio, noi abbiamo la pineale che è attiva e che corrisponde al terzo occhio spirituale. Quindi in quel periodo lì lui approccia a determinati metodi di meditazione, a determinati modi di fare autoipnosi, o meglio, quella che oggi noi definiremo autoimposi, ma che è stato di meditazione profonda
per quelli che sono i metodi orientali e soprattutto in Tibet di affrontare determinate cose della vita, è un po' come Edgar Cayce, che usava esattamente lo stesso metodo per andare ad attingere alla cascia, quella che lui chiamava cascia, cioè quella che diciamo così, oggi la psicologia chiama inconscio collettivo, no? Ma che praticamente è qualcosa di più di un semplice inconscio, ma è qualcosa che ha a che vedere con la nostra generazione di anime, con il mondo astrale e con tutto quello che è la conoscenza che le nostre esperienze di reincarnazione e incarnazione hanno portato al mondo astrale ogni volta che siamo passati da un corpo a un altro. È come un eco che noi lasciamo nel mondo astrale e che rende, diciamo così, pieno di file il computer della cascia e del mondo astrale, per usare termini moderni. Quindi a 8 anni chiaramente è molto ricettivo e diventa molto in grado di utilizzare quei sensi extrasenso e la percezione che non sono i 5 sensi materiali, per cui ha una visione del mondo con quella che io chiamo l'ottica esoterica. Ecco, questo è il giovane George Adamski. Giovane George Adamski che nel periodo in cui è diventato adulto e vive in America, si trasferisce in California e in quel periodo la California è, sto parlando degli anni 20, degli anni 30, è un terreno molto fertile per quanto riguarda gli esoterismi e la spiritualità. Non è un caso che proprio negli anni 20 arriva in America anche Yogananda Paramahansa e guarda caso si trasferisce proprio in California, a Los Angeles, e lì fonda il suo ashram e diffonde a tutto il mondo il metodo di meditazione trascendentale del Kriya Yoga, grazie al quale si può bruciare il karma e quindi lasciare prima questa dimensione. Anche Adamski va in California e anche Adamski crea un ente, un organo, che si chiama Ordine Reale, Ordine Tibetano. E lo fonda a Pasadena e questo è l'Hotel Castelgreen, che è la prima sede dell'Ordine Reale del Tibet, fondato nel 1932. Appena fondato, subito crea a Laguna Beach il Tempio della Filosofia Scientifica, che è aperto dall'Ordine Reale del Tibet da gennaio del 1934, e lì organizza raduni e diffonde determinati concetti di carattere spirituale e religioso, ma non religioso dal punto di vista della religione tradizionale, ma bensì della capacità di seguire un metodo per arrivare alla consapevolezza e all'autodeterminazione di sé. E faceva raduni il venerdì e il sabato in questo grosso complesso che aveva 17 stanze e un grande giardino. Grande giardino che sarà molto importante perché in una struttura che verrà creata dal 35 al 38-40, lui comincia a fare le osservazioni del cielo con un telescopio che gli viene donato da uno dei suoi collaboratori, perché chiaramente nessuno fa o può creare le cose da solo, no? E questa è un'immagine del primo telescopio che usava proprio nel giardino di questa vita. Poi, col passare degli anni, si trasferirà sotto il Monte Palomar, dove avrà un'abitazione che sarà anche lì un centro dell'Ordine Reale del Tibet, e dove aprirà un locale di pubblico esercizio, che in America faceva hot dog, dava bevande ed era un punto di ristoro, proprio esattamente sotto il Monte Palomar, dove c'era l'osservatorio americano. E lui, nella sua abitazione, vicino a dove aveva il locale di ristorazione, realizza anche lì un
osservatorio con un, però con un canocchiale più potente. E cosa fa? Comincia a scattare queste immagini. Queste immagini che sono questo, un sigaro volante con le luci dei dischi volanti che entrano ed escono dall'astronave, e fotografa il famoso UFO NOAA, il famoso disco volante di Adamski, che tante polemiche suscitò in America in quel periodo, perché come lui divenne famoso e cominciò a creare, avere una serie di seguaci, a essere, avere anche risonanza in tutto il mondo, trovarono una ditta che diceva che fabbricava le lampade identiche a queste, fecero anche delle trasmissioni televisive facendo vedere questa lampada. Peccato che nel 1975, questo lo dico perché se voi andate su internet ancora oggi trovate chi sostiene questa tesi, e cioè che il disco volante di Adamski altro non era che una lampada, che nel 75 in Inghilterra un ragazzo 17enne che aveva una macchinetta fotografica appena regalatagli, stava in un giardino in bicicletta quando vede un grosso disco volante che passare sopra il prato in cui si stava divertendo a pedalare, e scatta una foto da sotto un albero. Quindi grazie ai rami di quest'albero si è potuto fare la trigonometria per misurare le dimensioni dell'oggetto, e l'oggetto, vi posso garantire, era identico alle foto di Adamski, del disco volante di Adamski, che avevano una dimensione di 12 metri e una circonferenza leggermente superiore. Oh, con queste foto Adamski chiaramente diventa un personaggio. Qui lo vediamo in una foto che è stata scattata da una ripresa televisiva con Long John Lebel, che era un famoso conduttore radiofonico e televisivo di New York. E quando uno arriva a New York in televisione è come se nell'impero romano avesse avuto gli onori entrando a Roma capitale, che diede ampia divulgazione non solo alle fotografie ma anche ai libri che scrisse Giorgio Adamski, perché oltre a quelli di tipo spirituale, perché ci sono ben 3 pubblicazioni legate a quello che lui ha fatto prima di cominciare a divulgare il discorso dell'ufologia, cioè 3 libri sulla meditazione, la spiritualità e la crescita personale, ci sono 3 libri scritti con un ex pilota USA, Desmond Leslie, che praticamente parlano delle sue esperienze con gli incontri ravvicinati del primo, del secondo, del terzo e del quarto tipo, e sono usciti 3 libri che qui sono stati editi dall'epoca, dagli anni 50, dalle edizioni mediterranee, e questa è la copertina di uno di loro. Ecco, qui vediamo Adamski dove, vicino all'osservatorio che sta praticamente alle pendici di Monte Palomar, e lì è la costruzione da dove lui faceva con il telescopio di 15 pollici le sue osservazioni, e finché faceva osservazioni e entrava in contatto telepatico e astrale con degli esseri che dicevano di essere abitanti di altri mondi, era tutto, diciamo così, nell'ambito di una cosa che non poteva, diciamo così, avere un eco troppo vasta, no? Perché era difficile da provare, difficile da... Finché, non dopo aver avuto l'ennesimo contatto telepatico, viene invitato ad andare nel deserter, vicino al Deserter Center, che praticamente è una cittadina che è stata costruita, anzi neanche una cittadina, era come se fosse un posto nel deserto, nel nulla, che aveva però dei negozi, un famoso caffè e la pompa di benzina per far fare rifornimento, a metà fra Los Angeles e Phoenix, quindi all'uscita dell'autostatale 10. Ed è un posto famoso in America perché il fondatore aveva fatto di questa città, di questo paesello, dove praticamente c'era la sua famiglia e quelli che andavano a lavorare nei negozi che erano tutti lungo la strada, e che adesso purtroppo è in decadenza, ma che è stato in auge per
per quasi un mezzo secolo, e questo posto è praticamente nel deserto, e lui viene invitato ad andare al Desert Center. Eccola, questa è una foto dell'epoca, con il famoso caffè e praticamente le auto dell'epoca, e lungo la strada c'era soltanto qualche costruzione fatta dall'allora proprietario, che era poi un tipo anche molto particolare. Ecco, questo è quello che è rimasto delle costruzioni dell'epoca, che è tutto abbandonato e tutto lasciato decadere in questo momento. Ecco, questo è il famoso Desert Center. Si reca con alcuni suoi, diciamo così, addetti, qualcuno può dire anche seguaci oppure fanatici, ma questo sempre perché, se andate sul web, non esiste persona più attaccata e più messa in discussione di Giorgio Adamski. Più è stata grande la sua opera di divulgazione, e vi dimostrerò questa sera che cosa è riuscita a fare, e più è sotto attacco. Che succede nel Desert Center? Lui arriva nel punto dove era stato detto di recarsi con queste altre persone, poi sente l'impulso di andare avanti da solo, si allontana di un bel po' dal dove si sono fermati con le auto, chiaramente non certo vicino alle costruzioni del Desert Center, ma nel deserto, e andando avanti, vede che c'è un disco volante atterrato, e gli si va incontro una figura che oggi noi usiamo definire nordico, cioè una persona alta, più di 1,80 m, 2 metri, biondo con i capelli lunghi, occhi azzurri, e praticamente gli dice anche il suo nome e gli racconta il perché è lì. Un'altra delle cause per cui viene colpito tutto il messaggio di Giorgio Adamski è perché gli extraterrestri che contattavano Giorgio Adamski si presentavano o come marziani o come venusiani. Ma avendo scelto di non scendere a Central Park e di sbugiardare i governi, che sapevano perfettamente dell'esistenza e sanno perfettamente dell'esistenza degli extraterrestri, è evidente che la scelta di contattare persone qualunque o persone di una sensibilità spirituale elevata per portare il loro messaggio alla Terra ha fatto sì che prendessero alcuni determinati accorgimenti. Oggi per noi, che abbiamo Uber e gli altri telescopi posizionati nello spazio che ci permettono di arrivare dove era solo un sogno negli anni 50, vedere che cos'era l'universo, è più facile pensare che una civiltà molto avanzata, in grado tecnologicamente di creare delle cose per noi impensabili, che siamo ancora all'età della pietra, rispetto a una tale eventuale civiltà avanzata, possa aver creato una tecnologia che superi il famoso limite della teoria della relatività di Einstein, cioè della velocità della luce, per cui si possa recare facilmente da una galassia all'altra. Oggi ipotizziamo che i buchi neri possono essere dei wormhole, cioè dei tunnel che ci permettano di superare le distanze attraverso lo spazio-tempo. Ma negli anni 50, per gli uomini come Giorgio Adamski e come lo era anche mio padre, che più avanti vedremo proprio legato a Giorgio Adamski, sentire vengo da Alfa Centauri sarebbe stata una cosa veramente incredibile, no? E quindi era più facile presentarsi come venusiani o marziani. E in fondo, se voi andate a leggere i romanzi di fantascienza dell'epoca, si parlava proprio di marziani, di venusiani, anche il famoso film, il più famoso dell'epoca, Attacco alla Terra, no? La guerra dei mondi, erano i marziani che venivano a conquistare la Terra, perché questa era la mentalità scientifica dell'epoca. Ma da lì poi Giorgio Adamski
Zelensky non solo avrà questi incontri ravvicinati, ma addirittura verrà fatto salire dei dischi volanti e verrà portato al di fuori dell'atmosfera terrestre nello spazio. E che cosa racconta nei suoi libri? E già dagli anni 50 racconta queste cose, e cioè che uscendo dall'atmosfera terrestre ha visto intorno alla Terra dei grandi arcobaleni, che appena passati dall'atmosfera terrestre c'era una scia di lucciole che seguiva il disco volante, e ha detto che la faccia della Luna era nascosta, era abitata, dove c'erano basi extraterrestri, e è tornato con dei rullini, aveva portato con sé la macchina fotografica che gli era stata tolta dagli extraterrestri, quando è tornato non gliel'avevano ridata, poi gli hanno dato appuntamento dopo qualche settimana, sempre vicinato Center Center, e gli hanno lanciato dal disco volante il rullino inciso. E in questo rullino c'erano le foto nello spazio del sigaro volante che abbiamo visto prima, con le luci degli scolanti che si avvicinavano, foto di dischi volanti, ma anche uno strano disegno, che era come un occhio con al centro una svastica, però non quella di Hitler, quella che è rappresentata nei monasteri indù, che è il simbolo del motore cosmico, quello che fa girare per l'amore universale tutto il mondo, e che praticamente era posizionato al centro di quest'occhio, che poggiava su una specie di piedistallo con intorno tutti i segni che sembravano scenografia. Adesso capirete, tutti a prenderlo in giro per l'arcobaleno intorno alla Terra, tutti a prenderlo in giro per le lucciole nello spazio, e tutti a prenderlo in giro dicendo che gli extraterrestri erano scenografi, visto che questi segni sembravano proprio la scenografia del Messino. Che non so se voi sapete, ma io per esempio a scuola ho studiato scenografia, che era un sistema per prendere appunti attraverso tutta una serie di simboli che rappresentavano parole complete, ma che facendo questi segni uno poteva scrivere velocissimo senza perdere nessun concetto di quello che chi ti stava dettando stava spiegando. Adesso, Van Allen negli anni 60 ha scoperto che abbiamo delle fasce intorno alla Terra che ci proteggono dai raggi che vengono dal cosmo e dal Sole, e vengono chiamate le cosiddette fasce di Van Allen, che guarda caso formano proprio una specie di arcobaleno nella parte finale della nostra atmosfera. Poi gli astronauti, quando sono usciti con l'Apollo dal primo strato dove adesso galleggia la stazione spaziale che abbiamo visto più volte, no? Perché anche la nostra astronauta è stata al suo interno come comandante, hanno detto che uscendo dall'atmosfera terrestre si ionizzava e seguiva, creava tutta una serie di luci che seguivano i vari Apollo. Ma non basta. Sempre negli anni 60 in Brasile un professore scopre la famosa pedra pintata, che è un masso su un'altura che praticamente ha tutte le pitture rupestri di questo mondo, come se fosse stato concentrato lì tutto la storia della nostra epoca iperborea, e guarda caso c'è anche inciso esattamente lo stesso simbolo riportato nella foto che stava nel bullino di Adamski, con gli stessi simboli che sembrano scenografia, l'occhio che poggia su un basamento e la svastica, quella con le braccia al contrario rispetto a quella di Hitler, che rappresenta il motore cosmico. Ma tutte queste cose che io vi sto dicendo, se troverete un sito che denigra Adamski, non ve lo dirà nessuno. Non troverete scritto nulla di tutto quello che vi sto dicendo. Proprio perché serve la congiura del silenzio e soprattutto mettere in cattiva luce. Perché se metti in cattiva luce l'uomo, anche l'opera e tutte le cose che lui ha detto cadono nella stessa situazione. Allora, andiamo avanti con le immagini. Questo è Roma, 27 giugno del 59, e Giorgio Adamski viene in conferenza presso la sala del Circolo della Stampa, e indovinate un po' chi ha organizzato tutto quanto? Ha organizzato tutto il console Perego, e molto probabilmente c'erano anche di allora membri del CUN, del Centro Ufologico Nazionale. E guardate
Queste foto, che adesso io vi faccio vedere in sequenza, sono foto scattate dal fotografo dell'Istituto Luce. Quello che vedete qui al centro della foto, questo vestito di chiaro vicino alla donna che sta di spalle con quest'altro uomo vestito di chiaro che sta scendendo le scale per entrare in un tunnel, è Giorgia Adamski. Questa foto che io ho già fatto vedere più volte è sempre Giorgia Adamski che viene ricevuto al momento che arriva vicino alla sala da mio padre, che lo accoglie per portarlo poi all'interno. Ecco Adamski che entra fra gli applausi nella sala dove c'è organizzato il convegno. Questo è sempre Adamski che entra e gli battono le mani, e questo è il console Perego, il giovane console Perego, perché io quando l'ho conosciuto era già molto anziano, la prima volta era al terzo convegno in Uri UFO che mio padre organizzava all'Antoniano di Viale Manzoni, e un giovane console Perego che introduce il convegno, introduce Giorgia Adamski. Ecco, guardate che cos'era la sala, guardate quant'era piena di gente, e qui siamo nel 59, signori, eh? Questo è sempre il console Perego che parla, guardate il pubblico davanti. Ecco, guardate quanta gente c'era. E qui c'è Giorgia Adamski con il console Perego. Perché Adamski e il console Perego? Perché, come vi ho detto, è stato Adamski il più grande diffusore, non soltanto del discorso ufologico dal punto di vista scientifico, e quindi dell'esistenza di oggetti volanti pilotati da intelligenze aliene, ma anche un grande diffusore del concetto del contattismo. È riuscito non solo in America a creare un'onda che poi ha portato all'Avro, a tutta una serie di associazioni importantissime in America, come è stato da noi il CUN ed oggi le altre organizzazioni, compresa la FUI di cui io faccio parte, che sono comunque nate grazie all'opera di Giorgia Adamski, perché se non fosse stato per lui non ci sarebbe stata la diffusione. E il console Perego è vicino ad Adamski perché è il responsabile dell'associazione Amici di Adamski per l'Italia. Adesso io ho trovato nella libreria di mio padre delle lettere che l'associazione Amici di Adamski, capitanata dal console Perego, mandava a tutti i membri a proposito di dare informazioni su quello che succedeva a livello mondiale. Ecco, per esempio, una lettera del console Perego è la relazione che lui fa di aver preso contatto col professor Guimares in Brasile, che era assurdo agli onori di tutti i giornali del Sud America e aveva avuto un eco molto blanda, diciamo, ma era arrivato anche in Europa, perché essendo un professore universitario che faceva la sua consulenza giuridica presso gli enti pubblici del Brasile, quindi la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti del Brasile, e aveva avuto non solo un incontro ravvicinato del terzo e del quarto dito, ma era stato invitato a salire a bordo del disco volante ed era anche lui uscito dall'atmosfera ed era rientrato. E aveva raccontato non solo l'esperienza, ma anche il fatto che lo contattassero telepaticamente, che lo avessero tenuto calmo, perché nel momento in cui sta per uscire dall'atmosfera all'interno del disco, dove era stato invitato da questi due esseri alti, biondi, che non parlavano ma gli comunicavano, e gli venivano, lui si rende conto che lui parla ma loro non parlano, quindi anche lui gli risponde con la mente prima di salire sul disco volante, e quando sta per uscire dall'atmosfera si rende conto di quello che sta succedendo, e comincia a provare un leggero timore, però passa subito, perché nello spettacolo di uscire dall'atmosfera e guardare quello che c'era intorno al disco volante, e poi è stato riportato di corsa a terra e depositato sulla spiaggia esattamente dove era, perché il disco volante arriva non dal cielo ma solcando le acque, tant'è vero che nella descrizione che fa Guimares
e lui pensava che fosse un grosso motoscafo quando stava sulla spiaggia guardando questo mezzo che si avvicinava nella sua direzione. Ebbene, questa descrizione, il console Perego la dà nella lettera allegando quello che gli aveva risposto Di Mares, perché lui, avendo saputo di questa esperienza e che Di Mares stava facendo conferenze in tutto il Sud America sulla sua esperienza, gli aveva mandato il suo rapporto Perego sull'aviazione elettromagnetica extraterrestre, e Di Mares gli aveva fatto i complimenti per quello che aveva intuito e scritto e gli aveva mandato la sua esperienza per lui. Un'altra lettera identica a questa, sempre mandata da Perego a tutti gli affiliati all'Associazione Amici di Adamski, era una lettera che diceva testualmente: sono stato contattato dalla presidente degli Amici di Adamski della Svizzera, che era la nipote del lo psicologo Jung, quindi era la nipote di Jung, lo psicologo che aveva proprio ipotizzato il contrasto con le idee di Freud, di inconscio collettivo, che Adamski nel suo giro, perché praticamente lui andava in Europa e parlava in Olanda, parlava in Belgio, parlava in Germania, era ricevuto dappertutto, anche in Inghilterra, si era sentito male e quindi stava rientrando in America, e quindi il giro di conferenze che si sarebbe dovuta tenere, una a Milano, una a Roma e una a Palermo, non si sarebbe potuto tenere, e che quindi lui avvisava tutti che si sarebbe fatta una sola riunione a Roma e lui avrebbe portato le novità e quelle che era stato il discorso in tutta Europa portato da avanti. Quindi si era creato un vero e proprio collegamento, e guardate che stiamo parlando del 59, stiamo parlando dagli anni 50 al 59, dove non c'era internet, dove non c'era il Concorde e il Jumbo Jet per arrivare da una parte all'altra del mondo. Anzi, io vi ricordo che mio padre, che lavorava per l'ambasciata libanese presso la Santa Sede, quando dovette accompagnare l'ambasciatore a Venezia, prese il bimotore da coda, stiamo parlando del 56, senza pressurizzazione, trovò cattivo tempo, e quando fecero la pausa a Firenze, perché atterrarono anche per il cattivo tempo, scese e baciò la terra perché era riatterrato, perché è da provare volare su un aereo senza pressurizzazione, che vuol dire sentire un vuoto d'aria senza pressurizzazione. Quindi la cosa spettacolare non è soltanto il fatto che lui da Pasadena sia arrivato, dalla California sia arrivato in Europa e in tutto il mondo, ma che lo abbia fatto nelle condizioni in cui era l'umanità degli anni 50, dove praticamente c'era il telefono col cavo che passava sotto le acque, e questo era il modo di contattarsi fra un continente e l'altro. Ebbene, nonostante questo, lui aveva creato una vera e propria rete in tutto il mondo, e anche mio padre ne faceva parte insieme al console Perego. E quando poi venne anche il personaggio di Eugenio Siracusa con una storia molto simile a quella di Adamski, perché mentre Adamski fin da piccolo ha potuto approcciare con il mondo esoterico grazie alla sua permanenza in Tibet fino alla pubertà, il racconto di Siracusa, dal momento che lui vede un disco volante e viene toccato dal disco volante, passano ben 5-6 o qualcosa di più di anni, adesso non mi ricordo, dove lui viene indottrinato telepaticamente in tutti i modi, ecco, adesso la percezione possibili, perché poi diventasse in grado di svolgere l'opera che ha svolto. E ricordiamoci che ha creato il centro di fratellanza cosmica, il genio di Siracusa, che aveva radici fino in Sud America. Quindi un uomo che aveva la terza media, per poter arrivare a scrivere, a parlare e poi ad essere, come io l'ho conosciuto, una persona dolcissima, amabilissima, ma anche terribile quando si arrabbiava. Anzi, per certi aspetti mi ricordava tanto Padre Pio quando si arrabbiava, perché quando si arrabbiava non è che la mandava a Dio, ma era comunque una persona
speciale, che si avvertiva da come parlava, da come si muoveva e da quello che praticamente diceva. Ecco, questo è George Adamski mentre parla a questa conferenza, e questa è la tomba di George Adamski. Allora Adamski morirà 5-6 anni più tardi, passati gli anni 60, inizio 1960, ed morirà nel 65. E mio padre, che è stato in America negli anni 80, è andato di persona ad Arlington, al cimitero degli eroi, e l'ha fotografata con la sua macchinetta, perché molti di cui raccontava la storia di Adamski non credevano, perché non avendo fatto nessun tipo di guerra, né la prima né la seconda guerra mondiale, e neanche la guerra di Corea, non credevano che fosse sepolto ad Arlington, nel cimitero degli eroi. E poi a quanto pare sta proprio a due passi dalla tomba di Kennedy. Ebbene, questa è la tomba, questa è Arlington e questo è dove è sepolto George Adamski. Quindi molto probabilmente, avendo avuto non solo rapporti con il presidente americano e con gli altri governanti d'Europa, ma ha avuto anche l'onore di essere ricevuto per ben 3 volte da Giovanni XXIII, il quale gli ha anche regalato la medaglia del Papa, che era uso dare ai capi di Stato e ai personaggi di un certo rilievo che andavano a visitare il Santo Padre in Vaticano. E guardate, io ho visto un filmato dove, pensate, l'ispettore Callaghan praticamente raccontava, essendo lui grande amico anche di Desmond Leslie, non soltanto di George Adamski, quindi raccontava di aver visto questa medaglia, di aver sentito dalle labbra di George Adamski il racconto del Vaticano, di come era entrato e di come si era svolta l'udienza papale. E c'è il filmato che io purtroppo adesso non sono riuscito a trovare, perché se lo trovavo ve l'avrei fatto vedere. Quindi il contattismo, grazie a George Adamski, è una cosa che nasce con la ricerca ufologica, viene messo sempre in ridicolo dalla stampa, da tutti quelli che possono fare da detrazione rispetto a questo argomento, ma è qualcosa che ha a che fare con l'aspetto non materiale dell'uomo, quindi la sua parte spirituale, quindi la vera essenza di chi impermea questo corpo che appartiene a Gaia, ed è legato, come ripeto, all'extrasenso della coscienza. Ma adesso vi voglio raccontare altri due casi emblematici, sempre storici, sempre dell'epoca, ma che tutt'oggi fanno molta eco, di contattismo. Allora, il primo è questo. La sera fra il 19 e il 20 settembre del 61, i coniugi Hill, Betty e Barney, vengono rapiti nel New Hampshire sulle White Mountain. E il loro racconto, che qui vedete in una foto a casa loro con il giornale che racconta l'esperienza, comincia col fatto che stavano viaggiando, guardate, lui è nero, lei è bianca, lui era un impiegato delle poste, e quindi già essendo nel 61 due coniugi così sono particolari, no? Perché c'era ancora l'apartheid in America, che tipo di situazione, pensate a quello che ha fatto il presidente Kennedy per risolvere determinati problemi, soprattutto nel sud degli Stati Uniti. Cosa raccontano? Raccontano che mentre stavano camminando sulla White Mountain, e guardate che il caso è talmente eclatante ed è ancora fresco ai giorni nostri, che vedete questa targa è del punto sulla strada che stavano percorrendo, dove sono stati prelevati dal disco volante che loro hanno visto seguirli, che pensavano all'inizio fosse un aereo, poi il marito si è fermato, è sceso a guardare, ha visto che non era un aereo, si è spaventato, è salito in macchina, si è messo a correre, poi ha visto che seguivano proprio loro e poi non si ricordano di nulla, spariscono per una giornata e quando ritornano raccontano questa esperienza, che qui è riportata in questa targa, che è proprio sulle White Mountain, dove loro sono stati prelevati.
Ebbene, vengono sottoposti all'ipnosi regressiva. Ecco, guardate, questa è una foto dell'epoca dove tutti e due i coniugi sono sotto ipnosi. E la moglie, soprattutto, Betty, racconta di ricordare nella prima sessione di seduta che gli avevano infilato un ago nel lombrico, ma non ricordavano altro. La seconda sezione, invece, lei non soltanto si ricorda qualcosa di più, ma alla precisa domanda del prologo, lei risponde: mi hanno mostrato una mappa. Allora, sotto ipnosi, lui gli chiede di riprodurla e lei riproduce quello che gli era stato mostrato. E questo è il disegno che ha fatto Betty Hill. Adesso, non so se voi vi intendete di mappe stellari, ma già all'epoca qualcuno aveva rilevato che sembrava una costellazione, una galassia, una di quelle che venivano già all'epoca catalogate nello spazio. Ebbene, guardate, perché oggi è stato più facile metterla in correlazione, questa è la costellazione di Alfa Centauri. Che ne pensate? Non vi sembra una cosa eccezionale? Ecco, e questo è il caso eclatante dei due coniugi Hill. Poi adesso parliamo di questo signore. Chi è che non ha mai sentito parlare di Travis Walton, rapito il 5 novembre del 75, mentre era insieme a altri suoi sei compagni, che erano giovani tutti e sette, aveva 20 anni all'epoca, era nelle riserve degli Apache della foresta nazionale dell'Arizona, e mentre stavano lì a fare i tagliaboschi, perché erano stati comandati di fare questo lavoro. Ah, ecco, questo è Travis Walton il 26 ottobre del 2003, quindi aveva 50 anni, presso a poco, che è stato intervistato per 10 minuti da Bonolis, che su Rai 1 gestiva la Domenica In. Ecco, questo è Travis Walton. Questi sono i sei compagni che se la sono anche vista brutta, perché non solo hanno visto arrivare il disco volante, non solo hanno visto prelevare Travis, ma quando sono corsi dallo sceriffo di Arizona e gli hanno detto quello che era successo, lo sceriffo chiaramente non gli ha creduto. E là vi stava per arrestare per omicidio, perché hanno cominciato le ricerche non di Travis, ma del corpo. Perché? Perché non era sparito per uno, non per due, ma bensì per 5 giorni. E che cosa racconta Travis? Travis racconta che praticamente si sveglia su un tavolo e pensava di essere stato ferito e che stesse in ospedale. Poi si accorge che quelli che aveva intorno avevano la pelle glabra, gli occhi enormi neri con le iridi marroni e non si vedeva quasi il bianco su quest'occhio enorme, la testa praticamente un po' oblunga. Non parlavano perché avevano una boccuccia che non si muoveva e avevano le mani senza unghie. Però non poteva muoversi, non riusciva a fare nulla. Poi non si ricorda altro, sino che si ricorda di essersi alzato, di essere uscito da questo e di essere entrato in una stanza dove c'era solo una sedia. Però non vedeva se su questa sedia, perché evidentemente aveva lo schienale alto, ci fosse seduto qualcuno. Allora fa tutto un giro particolare per arrivare a vedere con l'occhio se la sedia era libera. Allora lui sente stanchezza e si siede. Quando si siede, gli appare tutta una serie di puntini luminosi nelle pareti, cioè la parete intorno comincia a svanire e cominciano ad apparire le stelle. Ma poi si alza perché sente un rumore, passa in un'altra stanza e lì vede un uomo alto, 1,80 m, 1,90 m, biondo, muscoloso, al quale lui fa qualche domanda ma non gli risponde, lo prende per un braccio e lo porta in un'altra stanza. In questa stanza ci sono due altri uomini come lui e una donna, al quale lui fa tante domande ma lo fanno coricare sul tavolo. Allora lui si corica sul tavolo e si preoccupa perché dopo che succederà, gli mettono una cosa che sembrava la maschera dell'ossigeno ma non era attaccata a nessun tubo, non si ricorda cosa succede e quando si riprende il ricordo, lo prendono e lo accompagnano per lungo un corridoio, vede che sta uscendo da dove era dentro, quindi dall'astronave, prosegue, esce ancora di più, insomma, finché
non arriva in una specie di hangar e lì riperde conoscenza un'altra volta, finché non si risveglia su un marciapiede, con la coda dell'occhio vede il disco volante che si alza e se ne va, riesce a rimettersi in piedi, cammina nel buio perché era mezzogiorno, ma era una zona un po' deserta perché era vicino a una centrale, mi sembra, elettrica o qualcosa che aveva a che fare con la lavorazione del petrolio, trova delle cabine e senza soldi riesce a fare una telefonata, perché all'epoca col telefono in America si poteva fare la telefonata a carico anche dal telefono pubblico, e fa il nome del cognato, il quale non crede che sia lui, lui dice non è uno scherzo, sono io, sono qua, gli dice dove era, perché aveva visto una targa. Bene, il cognato va a prendere il cugino, tutti e due decidono che non poteva anche essere uno scherzo, ma valeva la pena andare a verificare, arrivano alle cabine del telefono e lo trovano accasciato all'interno e lo portano via. Poi lui si tocca il dito e fa, accidenti, mi sono fatto la barba stamattina, ma mi sembra lunga come una settimana. Allora si gira il cugino e gli fa, sei sparito per 5 giorni. Questa è la storia di Travis Walton, con tanto di testimonianza di questi 5 personaggi. Questo è uno dei giornali dell'epoca, quello che vedete inquadrato qua, questo qua, inquadrando con la freccia, toccando con la freccia, è lo sceriffo che stava per arrestare i colleghi di Walton. E questo è anche un altro caso eclatante, perché ecco, vedete, c'è anche, non so se riuscite a vederlo perché è molto in piccolo, riportato gli alberi della foresta, il disco volante con il fascio di luce che rende addotto il povero presidente. Una cosa però è evidente, che sia per quanto riguarda i coniugi che per quanto riguarda Walton, non sono state fatte cose negative, non hanno riportato nulla di negativo, hanno i cosiddetti occhi degli adulti, no? Dove anche Maurizio Bagliata si fece un convegno, perché gli occhi degli adulti hanno una luminosità particolare e sono delle persone a cui anche stando vicino uno si sente molto meglio. E guardate, non è la prima volta che lo dico, ma è mia convinzione che ci sono addotti dagli extraterrestri e qualcuno che viene addotto da qualcos'altro, che possono essere l'evoluzione dei Men in Black, perché visto che stiamo parlando degli anni 50, c'è anche questa figura che adesso Hollywood ci ha reso simpatica con i 3 film su i Men in Black che hanno la stazione spaziale per gli extraterrestri sulla Terra, ma in realtà quando apparivano questi uomini in nero o sparivano le prove, o sparivano i testimoni, addirittura sparivano intere famiglie. Quindi la figura dell'uomo in nero è preoccupante, e oggi purtroppo, anche se a livello infimo, abbiamo comunque una tecnologia che può permettere di mobilizzare una persona, di tenerla sotto gioco psichicamente e di entrare nella mente delle persone e fargli credere quello che uno vuole. Quindi probabilmente chi viene addotto da, diciamo così, i cosiddetti militari, per non chiamarli Men in Black, probabilmente o è stato addotto dagli extraterrestri o può essere un probabile addotto dagli extraterrestri. Poi del perché gli extraterrestri fanno le abduction ne parleremo magari in un'altra trasmissione. Io spero che sia stato abbastanza esaustivo e vi abbia spiegato l'importanza di George Adamski, il trade union fra la figura di George Adamski, l'esoterismo e l'ufologia nel termine contattismo, e nel ringraziarvi come sempre per la vostra presenza. Qui vedo Mirella che ha scritto, l'immagine di prima è un UFO fotografato il 3 dicembre del 52 attraverso il telescopio di 6 pollici di Adamski. Vediamo se c'è qualche domanda. No, mi sembra che non vi ho sollevato dubbi. Mirella Greca dice che Eugenio Siracusa è stato il suo maestro, ma Eugenio Siracusa dovrebbe essere divulgato molto di più e dovrebbero
soprattutto i giovani, leggere le cose che ha scritto. Allora, va bene. Mirella dice: il film è terribile. Penso che parli del film che hanno fatto sull'esperienza di Travis Walton. Beh, ma è evidente, no? Devono creare la paura. Pensate soltanto al rifacimento fatto con Keanu Reeves di Ultimatum alla Terra. Mentre quello era un film dove si parlava di fratellanza intergalattica, Gladuc era sceso con il robot era quello che dava la pace perché così non ci sarebbe più stata guerra fra i vari mondi, e che la Terra doveva adeguarsi a tutto questo perché aveva usato la bomba atomica in maniera ignobile. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto un film per portare avanti le boiate sul cambiamento climatico che non dipendono certo dalle povere mucche che fanno flautorenze, ma da quello che sta succedendo nel Sole, da quello che sta succedendo ai nostri poli elettromagnetici all'asse terrestre, perché il pianeta, come capita, e i geologi lo sanno bene, perché studiando quello che c'è dentro le pietre laviche si capisce ogni volta che cambia e si capovolge l'asse terrestre, si sta preparando per la prossima generazione di anime, essendo noi vicini all'esame finale. Comunque vi ringrazio a tutti. Ricordandovi a tutti quanti che non siamo soli, auguro a tutti quanti una buona vita, sperando, come dire, di essere...